Preparativi sono in fermento, i contraddaioli sono attivissimi. Ad ogni scorcio una sorpresa, in ogni angolo un dettaglio che consente idealmente di fare un tuffo nel passato. Manca ormai pochissimo all'entrata nel vivo ufficiale del weekend del Palio di Feltre. La nota rievocazione storica attesa a celebrare la spontanea dedizione della città a Venezia avvenuta nel 1404. Venerdì 5 agosto ci saranno le cene dei quartieri, l'antipasto del Palio, un grande momento di aggregazione e un momento di eccellenza culinaria. Quest'anno, dopo lo spostamento del 2021, le cene torneranno a popolare il centro cittadino in un vero e proprio trionfo di sapori, profumi e intrattenimento, in una sorta di gara culinaria in preparazione alle sfide dei due giorni successivi. I contraddaioli addetti alle cucine, addetti alla preparazione e all'ideazione delle cene, lavorano un anno per ideare nuove proposte per il pubblico e per avere la meglio anche in questa sorta di gara nei confronti degli altri quartieri. Prevediamo in totale circa 1600-1700 persone con un'affluenza media di 400 persone per quartiere, non continuative, e quindi davvero una grande festa che sapremo mettere in campo in tutta sicurezza. L'adrenalina cresce dunque, tutto parla di Palio. Siamo arrivati nel momento topico, quindi poi il sabato ci sarà la rievocazione storica della dedizione di Feltre a Venezia, grandi spettacoli e le prime due gare. E la domenica la messa alla mattina e le ultime due gare in Pra del Moro al pomeriggio. Tante le attività collaterali e le iniziative che arricchiranno la tre giorni di festa sia per i giovani che per gli adulti. Fra i momenti più attesi, lo spettacolo del sabato sera. Oltre ai fuochi d'artificio ormai consueti e attesi dal nostro pubblico, ci sarà una parte precedente che interagirà con i fuochi d'artificio. A precedere il tutto la grande esibizione attesa del gruppo sbandieratori Città di Feltre. Ancora una volta dunque, fra grande adrenalina ed emozioni, il Palio tornerà ad essere quell'evento profondamente radicato nel territorio e nella storia della città, ma di indiscusso richiamo anche oltre i confini locali.